piccione, due piatti rock. Oggi farò un piccione per voi a casa con il cioccolato di Amedei e un risotto integrale, quindi un riso integrale con il piccione. Cucina circolare, il piccione della Peri. Wow! Il piccione nella cucina circolare, quindi abbiamo la parte delle cosciette, le abbiamo tritate, i fegatini e i cuori. Andremo a fare un ragù con la cipolla e il concentrato di pomodoro. Quindi risotto bialone nano semi integrale, ancora più buono per la salute. E poi con una sorpresa che vi faccio vedere man mano che vado avanti con la ricetta. Quindi un filo d'olio extravergine d'oliva, una noce di burro, una noce di burro, andiamo a sciogliere il tutto e poi aggiungiamo la cipolla, ecco, la facciamo andare piano piano. Ecco, su ho anche il brodo fatto con le carcasse del piccione. Le carcasse del piccione le ho messe alla sera sotto ghiaccio, per osmosi tira fuori tutto il sangue del piccione. Poi al mattino le ho asciugate, ho messo su sedano, carota, cipolla e il piccione, un po' di erbe aromatiche e brodo freddo e acqua fredda. Poi l'ho fatto andare per un'ora e un quarto, quindi è venuto fuori il piccione. Poi aggiungiamo prima le cosciette, ecco così, le dividiamo bene, le facciamo andare, poi dopo aggiungiamo le altre cose. Ecco, nel frattempo il risotto con il piccione, quindi con tutte le parti meno e più nobili, perché secondo me le cosce e i fegatini è una parte molto nobile, l'andremo poi ad emulsionare alla fine, quindi a montare alla fine con un patè di carciofi. Ecco perché ho preso in mano questa cosa, perché questa è un'azienda molto interessante, è una cooperativa di giovani e praticamente lo Stato, a volte lo Stato funziona anche bene, ha praticamente tolto da dei mafiosi determinati terreni e li ha dati a questi ragazzi, e questa è una cooperativa che sta facendo dei prodotti molto interessanti, al di là dell'aspetto sociale, però i prodotti sono molto interessanti. Ok, rosoliamo bene, aggiungiamo i cuoricini e i fegatini. Poi il concentrato di pomodoro. Ecco, fatto questa operazione, aggiungiamo il brodo. E lo facciamo andare per un'oretta. Quindi fra un'oretta ci vediamo e andiamo avanti con la ricetta. Ecco, passato un'oretta, vedete? Così la vede meglio, è diventato proprio tutto bello colorato, si è ristretto il tutto, lo teniamo indietro. Poi prendiamo un'altra padella, la mettiamo su, un filo d'olio, una noce di burro, facciamo sciogliere il tutto e poi andiamo a tostare il riso.
Ecco, il seme integrale cuoce in, è un semi, 16-17 minuti. Non lo sfumiamo col vino, non gli diamo acidità, gli odoreremo solo a fine con un po' di buccia di limone. Prendiamo ad aggiungere in modo così violento tutto il condimento. Abbassiamo un attimino, l'induzione è sempre molto potente. Poi aggiungiamo il brodo, sempre caldo, ovviamente. Subito due gocce di limone. Ecco, l'induzione, vedete, è perfetta per il risotto, perché c'è l'ebollizione in tutta la padella, quindi non c'è bisogno di stare lì a girare delle ore, no? per creare un'uniformità di cottura, ma si può lasciare andare tranquillamente aggiungendo sempre il brodo piano piano. Ecco, adesso mi date ancora 15 minuti, perché il riso occorrono 18 minuti, poi andiamo avanti con la ricetta. Ecco, il riso è arrivato a cottura, fuori dal fuoco. Aggiungiamo un po' di burro. Andiamo a mantecare, aggiungendo anche questo patè di carciofi. Ecco, incorporiamo aria in questo modo. Poi prendiamo un piccolo sac à poche. Vi insegnerò adesso un giorno a fare anche questi piccoli sac à poche fatti in casa. Vediamo la parte sotto. Ok, quindi andiamo a inserire il risotto. Aspetta qua, così lo vedete meglio. C'è un profumo in cucina notevole. Devo dire che il piccione ha fatto una bella figura. Andiamo a inserire patate di carciofi, qualche fogliolina, un po' di prezzemolo, mettiamo così. La guarnizione poi dà anche la sua nota. Ecco. Non c'è bisogno di aggiungere olio, perché è già lui bello sostanzioso. Ecco, ci tenevo a reclamizzare ancora questo patè di carciofi violetto. Ecco, trova il gusto di Puglia. Comunque sono le terre libere dalle mafie. Beh, un plauso al governo e sicuramente a questi ragazzi che lottano tutti i giorni per fare della qualità le loro terre. Cucina circolare, risotto con le frattaglie del piccione e le cosce del piccione, con questo patè di carciofi. Circolare. Circolare. One day soon, I'll take my chance. I'm playing for the winner. She'll be my girl. Of that I'm sure no more, a fool in love. Due piatti con il piccione di Castaldi, quindi allevati in un modo veramente eccezionale, quindi cotti in padella con un purè di patate di Avezzano estive
e una salsa al cioccolato di Amedeia. Questo è il piatto che mi ha creato emozione. Mentre invece il piatto che mi ha creato ancora più emozione è il risotto fatto con tutte le frattaglie del piccione, le coscette, e poi abbiamo utilizzato questo patè di carciofi fatto da questa cooperativa Terre Libere dalle Mafie, che è una cosa molto interessante, e soprattutto a livello sociale ma anche a livello di qualità. Quindi la cucina circolare oggi è andata a pescare due prodotti interessanti, ma soprattutto uno slogan che vuole lanciare: valorizzate questi ragazzi, Terre Libere dalle Mafie, cucina circolare. One day soon I'll take my chance, I'm playing for the winner. She'll be my girl, of that I'm sure, no more a fool in love.